Ritrovati negli studi di Obiettivo News con una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Si avvicina il periodo elettorale e a giugno verrà designato il nuovo sindaco e nuova amministrazione in diversi comuni del Canavese. E proprio in questo periodo si incominciano a scoprire le carte e si incomincia a capire quali sono i candidati dei vari comuni. Oggi iniziamo da Pont Canavese con l'annuncio della candidatura di Paolo Coppo. Benvenuto. Grazie, nei nostri studi. Grazie. Ricandidatura a sindaco. Allora, le strategie politiche normalmente dicono che non bisogna scoprire le carte per tempo, non andiamo controcorrente, perché ci sembra corretto nei confronti dei cittadini essere pronti per tempo, perché nel caso di rielezione sapere già cosa si vuol fare e vedere chiare, non certo. Cominciare a stappare le bottiglie, fare i brindisi e poi dire cosa facciamo. Quindi no, vorremmo già avere le idee chiare. I motivi della ricandidatura. Ma 3 anni e mezzo fa avevamo lasciato un comune assolutamente in ordine sotto l'aspetto amministrativo ed economico. Personalmente avevo lasciato un verbale di consegna dove nel dettaglio andavo a illustrare tutto quello che c'era tra virgolette in sospeso, ma lasciavamo una strada asfaltata dove non c'erano pericoli di inciampi. Dico dicevamo certo. Perché è stato frutto di un lavoro di tutta un'amministrazione. Adesso non è più così. Qualcosa Certo. è cambiato. Tra Ricordiamo, chiedo scusa, ricordiamo che le scorse elezioni comunque la tua lista ha perso per una manciata di voti e che adesso il comune di Pont è commissariato. Sì, il Comune di Pont è commissariato e ha un commissariamento di quasi 1 anno e mezzo, senza nulla togliere ai commissari che svolgono il loro lavoro, ma non sono un'amministrazione, è un comune. Rimanere così tanto commissariato ovviamente rimane penalizzato. In particolare questo momento in cui ci sono questi famosi PNR, un treno che passa forse nella vita una volta e qui non è stato preso, se va bene si riuscirà ancora ad agganciarsi a qualche stazione molto più avanti, ma non è così scontato. Certo. Quindi mi dicevi, scusami, che ti ho interrotto, che avevate lasciato tutto in ordine. Lasciato in ordine. Inoltre Pont era un comune con dei funzionari ottimi, funzionari, invidiati da tanti, prese a esempio da tanti, e tanti facevano riferimento a questi funzionari. Ricordo quello che dico molte volte, che i funzionari sono i pilastri di un edificio. Certo. Gli amministratori sono i muri perimetrali. Se togli i muri perimetrali, l'edificio sta in piedi. Se togli qualche pilastro, l'edificio cade. Certo. E così è quello che è stato a Pont, adesso, non solo ovviamente per la perdita dei dipendenti, ma diciamo che la perdita dei dipendenti è stato molto penalizzante per il proseguo della vita amministrativa. Perché di questa candidatura? Innanzitutto sono prevalentemente due i motivi principali. Uno, perché ritengo di avere un debito di riconoscenza verso la cittadinanza che da sempre mi ha dato e dimostrato una grandissima fiducia, che in coscienza io sono convinto di non aver deluso. Certo. Difatti si può dire che sei un veterano dell'amministrazione, della politica, comunque dell'amministrazione di Pont. Oppure anche, si può anche dire che fa parte dell'arredo, quindi dipende da che punto lo vedi. Il secondo motivo è perché come obiettivo mi piacerebbe poter sfruttare quel po' di esperienza che in questi anni ho avuto per rimettere in sesto il comune. Certo. Questo è un obiettivo principale. Sì. Con un gruppo di ex amministratori, con dei funzionari ed ex funzionari pubblici e con altri cittadini quasi tutti impegnati nel volontariato, abbiamo costituito un gruppo che lavora da tempo ed ha già realizzato un programma. Un programma che può ancora avere qualche sfaccettatura, qualcosa, magari in seguito agli incontri che faremo con i cittadini, magari ci danno qualche suggerimento che ci è sfuggito, ma l'abbiamo già comunque sviluppato nei dettagli. Non ci sentiamo di dare certezze, perché non conosciamo la situazione in cui versa il comune,
Di certo diamo le promesse che faremo. Chi mi conosce sa che nei miei programmi elettorali che ho fatto nei passati anni, quello che è stato promesso è sempre stato realizzato, tranne qualche piccola cosa che magari può essere tralasciata, ma sicuramente compensata da altri interventi che non erano previsti. I prossimi 5 anni. No. Prima un'altra domanda, come è stato stare nei tavoli dell'opposizione in questi ultimi anni? Ma vedi, io ritengo di aver fatto un percorso amministrativo che tutti dovrebbero fare, certo. O comunque se non completo, in buona parte. Sì. Io ho fatto il consigliere di minoranza, il consigliere di maggioranza, ho fatto l'assessore, ho fatto il vice sindaco e ho fatto il sindaco. Tutti quindi buone. C'è possibilità di vedere, perché dal di fuori si vedono cose che poi, quando vai a toccarle con mano, è ben diverso. Certo. Anche per chi magari ha un'attività in proprio, non deve pensare che il comune, in comune può agire allo stesso modo, è tutt'altra cosa. In proprio decidi in tutto e per tutto, delle tue risorse, nel comune no. Se certo. decidi di fare una cosa, tu non hai i soldi, che a bilancio te ne siano, ma sono per fare un'altra cosa. E quindi quella non si può fare. Bisogna entrare in quest'ordine di idee, niente di particolare, però va capito. Certo, amministrare il bene dei cittadini, quindi non il bene proprio. L'amministrare, io mi sono sempre posto 3 obiettivi e da quello che nel caso di elezione l'obiettivo e il modo di amministrare è sempre il medesimo. Imparzialità, lontananza da interessi privati, agire nell'esclusivo interesse dell'ente e della comunità. Questi sono 3 punti che a me non mi sono mai stati contestati. Me ne hanno contestati, anche l'avvento certo. dei social, di tutto e di più, ho fatto sì, ma queste 3 cose che ritengo basilari per un amministratore non mi sono mai state contestate. E questo mi fa piacere, non fa piacere, senza dubbio. È un dato di fatto. Certo. Quindi i prossimi 5 anni? Dicevo, ho parlato del programma, che ci sarà un programma dettagliato che in parte riprende il programma di 5 anni fa, in parte è stato rivisto e ci sono delle aggiunte apportate dalle new entry. Tutti interessati e tutti disponibili, tutti pieni di idee e pieni di volontà per riuscire a fare qualcosa. Ripeto, il nostro obiettivo è quello di tirare sul comune. Non riusciremo a fare chissà che, non saremo i salvatori della patria, no, senz'altro, però l'impegno e l'esperienza appunto acquisita da ex amministratore, da funzionari pubblici, perché ci sono un gruppo di funzionari pubblici e di ex funzionari. Del comune? Cioè ex funzionari del comune? C'è un ex funzionario del comune, altri sono funzionari di altri enti. Certo. E dicevo, oltre al programma normale, in questi 5 anni si potrebbero presentare delle sfide importanti che saranno fondamentali per il territorio di Cun, Pont e Fondovalle e del comune principale. Sono sfide che vanno affrontate in assoluta sinergia con l'Unione Montana, con quali io ho sempre avuto ottimi rapporti. Prima ero vicepresidente, poi sono stato ancora come minoranza consigliere, ma abbiamo sempre avuto ottimi rapporti e con l'Unione abbiamo lavorato veramente bene. È un'Unione che si è nata a seguito della scissione della Comunità Montana. Purtroppo abbiamo fatto tanti tentativi per fare un'Unione unica, nonostante tanti sforzi. La volontà non c'è stata, ritengo che non sia stata da parte nostra, però questa è una mia opinione. Noi ce l'abbiamo messa tutta, non si è riusciti. Siamo andati avanti con questa unione, abbiamo un presidente che è unico, Bonatto, sindaco di Frassinetto, questo a tempo pieno si dedica e riesce a fare cose che non so come posso portarle a compimento, è veramente bravo. Quindi l'intenzione, in caso di direzione positiva, è quella di affrontare delle sfide, dei progetti insieme. Assolutamente, queste sfide che definisco importanti sono c'è un discorso di una diga in Valle Soana, certo, è solo un progetto, infatti. Non si sa se si fa, non si farà, eccetera. Adesso è in fase embrionale, in fase di progettazione, va vista come una risorsa, è una risorsa.
perché ricordiamoci che la Valle Orco è riuscita a mantenere l'occupazione e l'impiego perché aveva le dighe. Certo. Se il Comune di Ponte non fosse d'accordo, al di là che non ha titolo per decidere il Comune di Ponte, ma qualora non fosse d'accordo e potesse dare un suo diniego, questo muro della diga, in caso di disordine, basta farlo 50 metri più indietro e ricadrebbe su un altro comune che è d'accordo, certo, con gravissime perdite economiche per il Comune di Ponte, in termini senza di BIM, dubbio, in termini di IMU, eccetera. Uh-huh. E poi questa risorsa va sfruttata perché porterà lavoro, eccetera. Quindi questa è una sfida. Abbiamo due stabilimenti, la Liri e la uh-huh. ex Andretto. Uh-huh. Stiamo già pensando, ma proprio in fase embrionale, a una riqualificazione urbana e da portarci qualche attività. Non sarà facile, i dipendenti, 100-200 dipendenti una volta, sono da scordare, magari, certo, se fossero, però qualche pensiero ce l'abbiamo. Uh-huh. Abbiamo una RSA che è stata chiusa, che non doveva essere chiudere, non doveva essere chiusa, o quantomeno mitigare questa chiusura. Questa era la maggiore azienda di Ponte, dava lavoro a 40 dipendenti, dava un servizio sul territorio, uh-huh. il comune incassava 10.000 euro di tari, certo, tutto, va messo tutto insieme. E adesso è stata, è un anno e mezzo quasi che, sì, quindi mancando questo servizio, è lì un edificio di proprietà del comune che non vorrei che facesse la fine di qualche altro edificio in comuni confinanti che sappiamo in che stato versa, certo, anche se qualche occupazione è stata trovata. Quindi questa, abbiamo gli impianti sportivi sui quali bisogna per forza intervenire, perché i nostri giovani, se vogliamo tenerli lì uh-huh. e avviarli verso lo sport, dobbiamo incentivare queste attività sportive. Abbiamo un bel impianto dove era già stato, già con la passata amministrazione, avevamo fatto un campo 11, rifatto il campo 11, avevamo un campo 7, un campo 5, un campo da tennis, rifatto i bagni, le docce. È un impianto, un bel impianto. Certo. Abbiamo sempre dedicato parecchio, io ho fatto 10 anni, ma io ritorno indietro anche agli altri 5 anni di prima, quando il sindaco era Balagna e io ero solo vice sindaco, ma già fin da allora abbiamo iniziato a dare una svolta sia agli impianti sportivi, ma come all'intero paese. Diciamo che può piacere o non piacere, qualcuno non sarà d'accordo, ma il cambiamento che Ponte ha avuto, non sta a me a dirlo, ma è sotto gli occhi di tutti che in questi ultimi 15 anni è cambiato. Certo. Abbiamo acquisito la torre, che non era da poco, abbiamo sistemato l'altra torre, abbiamo fatto una piazza, abbiamo fatto una rotonda in voira, uh-huh. abbiamo recuperato la ex conceria, che era fatiscente all'ingresso del paese, abbiamo fatto una passerella pedonale, un museo della plastica, quindi con 3 edifici, cioè di cose ne sono state fatte parecchie, marciapiedi in sicurezza del paese, quindi parecchie cose sono state fatte. Abbiamo perso per una manciata di voti, mi hai detto, sì, non nego che sia stata una delusione per me, io non potevo più candidarmi, ma il candidato che c'era ritengo che fosse assolutamente all'altezza, era un candidato che era già stato inserito come assessore esterno già quasi 9 mesi uh-huh. prima, quindi aveva tutte le capacità per farlo. La gente ha scelto così, quindi ritengo che non ha tenuto conto di quello che era stato fatto, ma il fatto ormai sono cose da lasciare, non è che deve fregiarsi di ciò che è stato fatto. Il programma elettorale ritengo che non sia stato letto bene e quindi in ogni caso, in assoluta democrazia, la cittadinanza ha scelto e quindi ci siamo ottenuti. Io ho fatto il consigliere di minoranza, mi sono ottenuto i ruoli che sono abbastanza versatili in questo senso, che quindi quando uno, a seconda dei ruoli che ricopre, deve avere un suo comportamento. Certo, naturalmente. Sì.
E poi il comune è stato commissariato e questo periodo di commissariamento com'è stato? Ma Immagino fermo, amministrazione ordinaria. il commissariamento, nonostante che i commissari, sui commissari non ci sia nulla da dire, lo dicevo già prima, loro fanno il loro lavoro. Certo. Ecco. Di certo, non andrò a fare dei j'accuse o ad attribuire colpe al passato. Le colpe non compete a me a dare e individuare delle colpe se ci sono. Semmai si possono fare qualche riflessione, queste ritengo siano ammissibili, queste riflessioni. Cosa posso dire? Cose ce ne farebbero tante. In questo anno di transizione dalla caduta dell'amministrazione fino adesso, io di proposito non ho mai parlato. Perché ritengo che se avessi parlato e parlare di quel che era stato, sarebbe stato buttare benzina su un fuoco che ardeva già di suo. Quindi ho analizzato le varie motivi di come sia andata a finire, ma che poteva finire così, diciamo che le avvisaglie si sono viste fin da subito. Fin da subito. Perché dove posso individuare i motivi? Uno dei motivi, per esempio, no, ne metto ancora un altro motivo prima. Diciamo che un sindaco e un suo gruppo non possono, a mio avviso, candidarsi ad amministrare un paese senza avere un minimo di esperienza alle spalle. In quel gruppo, tranne un paio di persone che avevano fatto un po' di amministrazione, ma parecchi anni prima, dove nel frattempo quel mondo è cambiato, nessuno aveva mai messo piede in un consiglio comunale. Certo. E quindi affrontare un'esperienza, ma non è un'esperienza, quello è un compito che si ha verso la cittadinanza, diventa arduo. Difficile. Per giunta, se non hai il tempo a disposizione, perché non è che devi stare tutto il giorno in comune. Ma non puoi neanche fare il consigliere da 300 km di distanza, altri che hanno impegni di lavoro che giustamente devono mantenere, però in comune ci devi essere, non tutti i giorni, ma c'è necessità di essere e il contatto con la gente bisogna averlo costante. Sì, perché il cittadino comunque lo richiede, la E richiesta ha di fare rete bisogno il comunale, cittadino potersi. di confrontarsi Certo. con l'amministrazione. Un altro motivo, dico purtroppo e sottolineo il purtroppo, che ho rilevato, ma l'ho detto con lui, il sindaco, sulla cui persona io non ho nulla da dire, però fin da subito e per sempre è stato, come dire, convinto di un accanimento personale che ci fosse, nei suoi confronti, che andava a lamentare in ogni dove e ad ogni chi, mentre assolutamente non era così. Ma questo non è, io non lo dico io, sono gli atti che lo dicono, perché in amministrazione se si fa una dichiarazione, di qua ci vuole l'atto. Posso dire che non c'è mai stato questo. Mi dispiace che lui l'abbia interpretata così, anche a volte che si cercava di parlare, mi è capitato di parlare, ritenevo nel suo interesse. Venivo liquidato con un falso buonismo, che ritenevo non fosse così, però questo è. Per contro, una mezza lancia a suo favore, io la voglio spezzare, ne dico solo mezza, perché l'altra metà, dico che se uno si accorge di aver fatto scelte che non erano quelle che pensava, si accorge di essere in una situazione che non va bene, bisognerebbe avere la determinazione di assumere altre decisioni che magari avrebbero portato allo stesso epilogo. La sostanza è la medesima, ma di fatto le cose sarebbero cambiate. Però, cosa posso dire? Spezzo questa mezza lancia a suo favore perché lui ha lamentato in un'intervista, non ha lamentato, ha affermato di essere stato usato. Non gli so dare tutti i torti, non dare perché è finito in un gruppo dove c'era qualcuno che aveva come unico intento quello di demolire la passata amministrazione.
qualcun altro era lì per interesse personale, non di chissà che conto, comunque per interesse, che si sono poi visti. Altri la sera stavano seduti con il sindaco, il giorno dopo lo denigravano. Altri gli dicevano che non l'avrebbero mai tradito, così non è andata. Altri si autocelebravano suoi sostituti. Io credo che ci sia anche stato delle forme di invadenza nei suoi confronti. Però potrei citarne altri. Queste sono cose che appartengono al passato e io ritengo che bisogna guardare avanti e non il passato lasciarlo alle spalle. Semmai se ci sono difetti sono quelli che portiamo nello zaino e che vedono gli altri e noi non ce ne accorgiamo. Bisogna andare avanti, dicevo, perché comunque anche da esperienze negative di qualsiasi genere si può trovare si possono aprire finestre, certo, per non fare magari non rifare determinati errori. Naturalmente, qualsiasi esperienza insegna, basta cogliere comunque la parte migliore dell'esperienza. Dell'esperienza c'è sempre una parte di positivo, certo. in qualsiasi negatività qualcosa di buono ti dà fuori. Certo. Sì. Io penso che anche di qui possa esserci. Quindi, pronta la candidatura. La candidatura, ho detto, noi abbiamo scelto di sciogliere la riserva nel rispetto dei cittadini, si parla di una, due, tre, quattro liste, quelle che sono, sì, sono. C'è un vociferare. Io ritengo che arrivati a questo punto fosse stato corretto, ripeto, sciogliere la riserva e annunciare questa candidatura. Il gruppo, lo ripeto ancora, è pronto da un bel po', il programma è praticamente fatto, quindi se ci daranno la fiducia qualcosa faremo, altrimenti chiuderemo per quanto mi riguarda chiuderò con l'attività amministrativa. No, vabbè. Ci sono passati 30 anni, poi a un certo punto basta. Sì, ma è una passione che non muore, sì, cioè però, quando uno ce l'ha, sì, dentro, capito, non però può quando, no, andare, quando non può smettere. Il tempo, quindi il futuro non lo conosciamo, certo. Però quindi ritengo che quello che c'era da dare sia stato dato. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere, no, in questa bella, no, chiacchierata? No, no, io ringrazio per questa ospitalità. Grazie mille. Come sempre siete gentili e disponibili e auguro buon lavoro anche a voi. Grazie, tanto. E in attesa che altri eventuali candidati scoprano le carte, vi invitiamo a continuare a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento.